E ciao ragazzi di Marsala, benvenuti a questo nuovo Marsala Theory Craft. Aspetta, mi sposto sta cosa perché vabbè, va bene anche così. Però scusa, senza il tipico cappello non è uguale, quindi lo faccio. Tutti sono il tuo cappello in diretta, però così è più Hearthstone feeling. Allora, siamo questa volta, me l'avete chiesta, qualcuno me l'ha chiesta a gran voce, MK, io ovviamente parlo di te. E ho messo due mazzi per il sacerdote, per il priest. Ok, allora sono due sacerdoti, due mazzi che non sono economici questi. Li ho fatti sul sito di Pwned, sul deck builder di Pwned. Tra l'altro, a proposito di Pwned, vi dico che questa sera sarò insieme a Jack Torrance e ai ragazzi di Pwned. Probabilmente non so se ci sarà Meliodor, se ci sarà, adesso non ho visto bene i partecipanti. Sicuramente Jack. Saremo sul canale di Twitch di Pwned, cercatelo su Twitch, un talk show chiaramente salutando l'anno del Kraken, e salutandolo per sempre, insomma. E, ok, ma andiamo, insomma, venite questa sera dalle 10, dalle 8 alle 11. Mi sto un po' incasinando, ma vado abbastanza di fretta, purtroppo, come sempre. Allora, i due nomi di questi mazzi, come al solito, sono sempre la mia parte creativa, che come sapete non mi manca. Allora, il primo è un mazzo sacerdote a elementali, che non poteva chiamarsi altro che Papa Elementalesco, da nostro buon Santo Padre. Vabbè, insomma, adesso a parte questo. Allora, abbiamo messo due Chierica della Contea, due Oracoli di Cristallo, questi nuovi stupendi elementali del sacerdote, che copiano una carta dal mazzo dell'avversario e ve la mettono in mano. Il solito Power War Shield in doppia copia. Detonazione mentale, quindi vedete che è un mazzo aggressivo, ragazzi. Mazzo aggressivo. Elementale raggiante, che questo è un elementale che mi piace da morire già. Adesso vedremo se il sacerdote riuscirà a risalire quella china che aveva risalito, diciamo, grazie al mazzo dei draghi. Però, insomma, andando a scomparire quello, ci sono, io ho letto già un po' di opinioni. C'è ad esempio Trump che dice che rimarrà sotto per almeno 4 mesi, e c'è Kibler che invece è vi ricordate Kibler, l'ex giocatore ex pro player di Magic, poi è diventato pro player di Hearthstone, ma giunge più alla ribalta più che per i risultati di altissimo livello, più che altro per le sue doti da streamer, da intrattenitore, che comunque è comunque secondo me un bravo intrattenitore, che dice invece che il priest ha da dire la sua, il sacerdote ha da dire la sua. Ma andiamo avanti, due parole d'ombra dolore. Qui potete variare, ragazzi, a seconda di come sarà il meta. Ok, io ho ipotizzato un po' tutte le soluzioni, chiaramente non sapendo come evolverà, ma qui starà a voi poi togliere o aggiungere un pezzo a seconda di che tipo di meta gira, se sarà più aggressivo. Cercherete di mettere qualche carta più aggressiva, se ci sarà invece un pochino più pesante, un pochino più lento, più mid range o control, andrete a mettere qualche arma proprio contro questo. Qui diciamo che cercavo di mettere un po' tutto, quindi probabilmente magari non funziona proprio per questo, ma sarà proprio nei primi giorni che dovrete fare gli spostamenti come su una scacchiera, no? Cazzo dico, vabbè. Poi questa nuova Shadow Visions che va a prendere le spell vostre. Quindi non potete rischiare di prendere qualcosa di completamente inutile, perché di base non avete miliardi di spell, quindi insomma potreste trovare utilità. Il custode della pesce che vi serve per quella difesa di cui vi dicevo prima, comunque, no? È un elementale, ok? Elementale 3 mana, 1-5 taunt, che è 3-5 taunt nel turno dell'avversario e costa 1 in meno rispetto a... Qualcuno ha chiamato tutto. No, quello è il voodoo, è Tazdingo. Ok, scusate, non mi veniva. Costa uno di meno e soprattutto è elementale. La parola d'ombra morte, ok, anche qui appunto se doveste avere problemi con creature più grosse, magari queste nuove creature adapt che arrivano tutte belle cicciotte, voi... Ciao. Chiaramente, tranne se ve la mettono in stealth. Il sacerdote del banchetto, parecchio self-explanatory, come si dice, cioè si spiega da solo. Tirate una spell e vi curate. Ho messo questa esplosione sacra, ma qui, anche qui questa è da togliere se non è tanto aggro, perché comunque ho anche la pozione di Dragofuoco che adesso diventa molto più forte di prima come rimozione in sé. Perché sono 5 danni d'aria e dei draghi ce ne so ben pochi, quindi funziona. Cioè non è che rischiate di far rimanere qualcosa vivo. Scheggia solare, questa è una nuova leggendaria del sacerdote, che in un mazzo dove ci sono molti
molte spell, attiva quella componente random che ci piace tanto, ovviamente sono sarcastico, che potrebbe comunque influire e aiutarvi per la vittoria. Il servo di Kalimos, che è sempre un elementale, che vi fa... buono, ok. Non ce la faccio, non lo, no, no, non lo visualizzo. Ce la facciamo? Andiamo a visualizzare. Non so che cos'ha questo editor. Vediamo se ce la faccio. Che okay, è il servo di Kalimos che in battaglia, se hai giocato un elementale nel turno precedente, fai un discover di un elementale. Questo l'avete già visto nel mazzo che vi avevo fatto, l'avevo inserito già nel mazzo elementali dello sciamano. Quindi insomma mi sembra buono. Il profeta Velen, chiaramente, per andare a raddoppiare quei danni che potrebbero servirvi per vincere, magari una Mind Blast da 10, eccetera, eccetera. Lo spargifuoco che spara. Qui ce la faremo, ma c'è questo problema con l'impaginazione, lo devo dire a Marco. Vabbè. 7 mana, 6-6, entra e fa 5 danni. E il gigante arcano che costa 1 in meno per ogni spell giocata. Questo è il primo mazzo, insomma, abbastanza tranquillo. Andiamo a vedere adesso il secondo, che è ben più ambizioso, secondo me. Dal titolo veramente particolare. Voi potreste... Un Goro troppo presto. No, questo va letto così. Ancora troppo presto? Cioè, nel senso, è ancora troppo presto? Non so, è una battuta terribile, però la risentiremo probabilmente anche questa sera in diretta. Allora, è un mazzo monocopia senza Reno Jackson, che ci ha salutato. E lo salutiamo ancora con la canzone Remember me, I am Reno Jackson, when fighting those aggro with no protection. Vabbè, comunque, insomma, a parte questo. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo potuto combinare con una copia per carta. Abbiamo la forma proibita, che era... È un mazzo control, chiaramente questo. È un mazzo N'Zoth, ok? Quindi ci sono molti lanterni di morte e dobbiamo cercare di resistere più turni possibili per comunque riuscire ad arrivare al casting del N'Zoth, anche se del N'Zoth, un Zoth, come cavolo volete chiamare. C'è una chierica della contea, un oracolo di cristallo, ovviamente, un Power World Shield, un risvegliare i creatori, ovvero la quest, che potrebbe effettivamente potrebbe avere un effetto Reno inaspettato. Ora, in quale turno? È presto dirlo, ma difficilmente arriverà al turno 6, se non impossibile, insomma, tranne... No, non può arrivare al turno 6, però potrebbe avere un effetto Reno ritardato. Vi potrebbe ritornare... No, turno 6 è impossibile perché comunque Amara World of Hope ha un costo, quindi non è che potete tirarla subito così. Però comunque sia, potrebbe avere un effetto salvavita simile a Reno Jackson, se non più forte, ma molto più lento. La signora delle pozioni per l'early game, l'elementare raggiante per lo stesso motivo di prima, ma anche un po' per l'early game. Una melma delle paludi situazionale, anche questa potete andarla a togliere, a mettere a seconda del meta come sarà. Se è un meta molto più lento, va bene, ma molto meglio Harrison Jones, chiaramente. Una parola d'ombra dolore, un razziatore di bottini per la sua sinergia con Rantolo di Morte e Peschino. Thanos uguale, rantolo di morte Peschino e comunque spell damage, anche se non è che ci sono tutti questi danni diretti qui se non l'AOE. Il Vate della Rovina, che anche qui se trovate un mazzo molto aggressivo ha le solite funzioni distruttive. Un custode della pece difensivo. Il Desta Miraggi che potrebbe comunque potrebbe entrare e copiarvi degli altri minion con rantolo di morte per poter ampliare il numero di minion che N'Zoth porterà qualora arriverà. Il difensore Pietrasalda, questa è una scelta un po' così, un po' difensiva. 3 mana 1-4, taunt e prendi un minion con taunt. Potrebbe darci innanzitutto quello con questo, il guscio saldo di Tortolla potrebbe darci, che è un 4 mana 2-6 con rantolo di morte, perché è facile che scoprendo carte per il priest con taunt. Adesso non so quante ce ne sono, quindi potrebbe essere un buon pick questo. Sempre per alimentare e per difenderci, per alimentare N'Zoth, ma anche per difenderci. Quindi l'ho voluto mettere, provatelo, anche qui ditemi che cosa ne pensate. Un parola d'ombra morte, ovviamente. Un sacerdote della Cabala per andare un attimo anche ad aiutare qualora arrivasse con il custode della pece, magari facendolo diventare un 8, oppure il Tortolla facendolo diventare ancora più cazzuto. Kazagus, ovviamente, avendo un solo... una sola carta per tipo, non possiamo non giocare Kazagus e sfruttare le sue potentissime pozioni. L'ombra mutevole, un'altra con Detractor. Questa è la nuova leggendaria che attiva il Detractor appena arrivano. Beh, questa, ragazzi, si spiega da sola. Se entra,
lei, e poi un detratto subito, potreste avere degli effetti sicuramente ottimi a seconda della situazione. Sacerdote del banchetto per cure ulteriori, il Tauren per difesa, ma anche sempre per la sinergia con Zoth. Elise the Trailblazer, qui la mettiamo questa nuova leggendaria con questo effetto carinissimo, la mettiamo forse più for fun per reale utilità perché è una carta tutto sommato completamente random. Anche lì la scheggia solare, anche questa ha un effetto random ma potrebbe comunque fare la differenza. Razza l'incatenato sfruttando la sinergia della monocopia, perché non mettere Razza che è un 5-5 che ci fa costare 0 il potere. Kaer Bloodhoof, ovviamente, Bloodhoof, anzi. Anzi, Blood Oof, esattamente, esatto. Una pozione di Dragofuoco, ovviamente per pulire di Dragonfuoco. Una liberazione dell'Ambra, questa provatela, ragazzi. Potrebbe essere forte. Discover un minion da 8 e lo evoca. Quindi potrebbe essere una carta che vi risolve magari la partita in una situazione particolare. E l'ovvio, Nosot. Ok, ragazzi, questi erano i mazzi per il sacerdote. E più là faremo anche dei mazzi budget, probabilmente. Stasera, allora, seguitemi insieme agli altri ragazzi di Pwned in diretta dalle 8. E per adesso vi saluto. Se vi è piaciuto, come al solito, mettete un fottutissimo like. Ciao!